Ora, la domanda che io faccio a ciascuno di voi è la seguente. Tra tutti i personaggi che si sono presentati nel mondo e espressi dalla molteplicità di tutti i numeri, maggiori e minori di uno, abbiamo visto che il personaggio valutabile 1,1 esprime l'assoluta entità del Dio nel decimo e nell'unità dello Spirito Santo. Che requisiti dovrebbe avere realmente il Padre per presentarsi egli pure con il suo potenziale 10? Beh, io vi rispondo che il 10 è il padre, ma essendo un valore posto a base di ogni cosa, che poi è vista tutta in potenza di quella base 10, è un valore su cui tutto si basa, ma che proprio per questo non appare mai, apparendo sempre la potenza espressa dai numeri che compaiono negli esponenti. Il Padre, dunque, è invisibile in questo nostro mondo reale, eppure è presente. È presente, ma in ogni figlio. La presenza reale del Padre nostro, che è il Padre di tutti, si esprime attraverso la reale presenza di tutti i figli espressi come numeri, ossia come puri valori astratti dello spirito. Possiamo rintracciare il personaggio del Padre, invisibile, attraverso le opere, perché ogni albero appare dai frutti che porta. Il frutto che può portare il Padre Spirito Santo è la verità. Ogni uomo ne contiene e ne esprime parte, ma solo il Padre conosce la verità assoluta. Ebbene, e non stupitevi, sono io, è il mio personaggio che vi sta svelando questa verità assoluta. Essa si manifesta impersonata nel mio personaggio che la dice. Ed è veramente un padre invisibile, una verità che non può assolutamente apparire attraverso la vera modestia dell'apparire del mio personaggio. Il mio personaggio è modesto, riconosce di essere nulla, null'altro che un vuoto personaggio che non si anima e non afferma alcunché se non è spinto a farlo animato dal Dio assoluto che anima ogni personaggio.